Quando io ho cominciato a vedere tantissimi film storici del patrimonio, tutti i film classici, e quando ho visto La Lulu di Pabst, Prix de Beauté di Augusto Genina, Diario di una donna perduta, sempre di Pabst, con questa straordinaria attrice americana, Louise Brooks, mi sono follemente innamorato di lei perché era così diversa dalle attrici del suo tempo e interpretava poi dei personaggi femminili, sempre di donne molto forti, molto volitive, messe a dura prova dalla vita, che però reagivano con una grande forza. E mi piaceva questo personaggio, anche il taglio dei capelli così caratteristico. C'è stato un famoso disegnatore italiano di comics, Guido Crepax, che ha preso Louise Brooks come modello della sua creatura più famosa, che si chiamava Valentina. E direi che è l'attrice che mi ha più colpito nella storia del cinema. Certo, uno ama Katharine Hepburn, ama Marilyn, ama tutte le grandi attrici, Marlene Dietrich, eccetera. Però per me Louise Brooks ha qualcosa di speciale, di straordinario. Oltretutto, una delle rare interviste di Louise Brooks fu fatta per la televisione italiana. E lei in quell'intervista si dimostra molto, molto radicale, molto intelligente, con giudizi severi sull'industria, ma anche molto umana, molto comprensiva. L'ho sempre ammirata tantissimo, Louise Brooks.